Ciao bambini! Allora, come vi avevo promesso, oggi ho intenzione di iniziare la lettura di una lunga fiaba di un autore straordinario, poco conosciuto ormai dalle nuove generazioni e considerato anche nei testi di letteratura migliori come un poeta minore in qualche modo, ovvero Guido Gozzano. Nasce alla fine dell'Ottocento, muore molto giovane, minato da una malattia polmonare, ahimè, allora molto, molto diffusa, e scrive delle poesie che vengono inserite dai critici letterari nella corrente letteraria del crepuscolarismo. Poesie crepuscolari sono definite quelle di Gozzano. Il crepuscolo è la sera, no? Quindi, poesie nostalgiche, piene di quei sentimenti di malinconia sottile, a volte anche consistente, che la sera ci viene in mente, perché la sera è la parte conclusiva della giornata, precede la notte, quindi è il momento in cui si tirano le somme della giornata e può darsi che sia foriera, sia portatrice anche di qualche sofferenza. Ecco, soprattutto nella poesia dell'Ottocento, la sera è molto presente, bambini. Lo vedrete nel vostro percorso di studi in lingua italiana, ma non solo. E alcune poesie sulla sera sono ancora attuali e bellissime. Guido Gozzano, scrive molte poesie facendo riferimento anche a dei motivi del folklore, della tradizione popolare. Prende pezzi di filastrocche per bambini, insomma, non abbandona mai il filone dell'infanzia, neanche quando scrive cose che normalmente vengono studiate dagli adulti, non perché siano appunto riservate ad un pubblico di adulti, ma perché sono di difficile analisi. Tuttavia la sua poesia è talmente fresca e genuina che anche all'orecchio di un bambino, e per l'orecchio di un bambino, diventa immediatamente comprensibile. Allora, potrei dirvi tante altre cose di Guido Gozzano, però non credo che possano esservi utili in questo momento. È un grande poeta, vi farò scrivere qualche verso delle sue lunghe poesie in rima, e è un uomo abbastanza solitario e nella solitudine coltiva per tutta la vita la sua grande passione per la parola giusta. Nella poesia sapete più ancora che nella prosa c'è bisogno della parola essenziale, giusta, perché solo quella si presta alla rima o a quella completezza di significato necessaria in quel determinato verso, in quella determinata strofa. Allora, la fiaba che lui scrive, perché ha scritto anche delle fiabe, infatti vi dicevo, non l'avrete mai sentita, non ci credo, non è possibile. Una delle più belle che abbia scritto, sebbene non sia proprio completamente sua, faceva parte della tradizione popolare, e sapete che le fiabe sono talmente antiche che è un po' difficile a volte stabilire se le abbia inventate quel determinato autore oppure se le abbia semplicemente raccolte e trasformate in modo letterario, con un linguaggio più aulico, cioè elevato, elegante. Si intitola Piumadoro e Piombofino. Ve ne leggerò una parte per volta, di modo che l'ascolto non risulti né noioso né faticoso. Quindi questa è la prima parte. Egli stesso divise la fiaba in paragrafi, diciamo, numerandoli con i numeri romani. Quindi mi atterrò alla sua divisione. Piumadoro era orfana e viveva col nonno nella capanna del bosco. Il nonno era carbonaio ed essa lo aiutava nel raccattar fascine e nel far carbone. La bimba cresceva buona.
dalle amiche, dalle vecchiette, degli altri casolari. È bella, bella come una regina. Un giorno di primavera vide sui garofani della sua finestra una farfalla candida e la chiuse tra le dita. Lasciami andare, per pietà. Piumadoro la lasciò andare. Grazie, bella bambina. Come ti chiami? Piumadoro. Io mi chiamo Pieride del Biancospino. Vado a disporre i miei bruchi in una terra lontana. Un giorno forse ti ricompenserò. E la farfalla volò via. Un altro giorno Piumadoro ghermì a mezzo il sentiero un bel soffione niveo trasportato dal vento e già stava lacerando nella seta leggera. Lasciami andare, per pietà. Piumadoro lo lasciò andare. Grazie, bella bambina. Come ti chiami? Piumadoro. Grazie, Piumadoro. Io mi chiamo Achenio del Cardo. Vado a deporre i miei semi in terra lontana. Un giorno forse ti ricompenserò. Il soffione volò via. Un altro giorno Piumadoro ghermì nel cuore d'una rosa uno scarabeo di smeraldo. Lasciami andare, per pietà. Piumadoro lo lasciò andare. Grazie, bella bambina. Come ti chiami? Piumadoro. Grazie, Piumadoro. Io mi chiamo Cetonia Dorata. Cerco le rose di terra lontana. Garofani non è un mio errore. Sapete, le parole sono cambiate tanto nel corso del tempo, qua si parla quasi di un secolo fa. Garofani si scriveva con due F. Va bene? Ok, abituatevi pure ad ascoltare la nostra lingua antica, com'era un tempo. Non dimentichiamo che tutto cambia, tutto evolve, anche la lingua. Però cerchiamo anche di rammentare le parole che se ne stanno andando, no? Cerchiamo di conservarle in modo che le nuove parole affianchino le vecchie e non sia un'intera serie di vecchie parole a morire, perché ne nascono di nuove ma ne muoiono di tante, quindi non c'è quel ricambio essenziale all'equilibrio della lingua. Ciao bambini, sabato per il secondo capitolo e chiaramente la settimana prossima a scuola.